Il mio cuore, Marcos Vinicius. Grazie Beppe, è un grande piacere essere qua con tutti voi. Complimenti a tutti voi per questo bellissimo lavoro. Ti ringrazio anche per questo invito e sono qua per donare un po' della mia arte come donate voi a me questo meraviglioso incontro. Vi suono questo pezzo, poi spiego in inglese, vi suono questo pezzo. Che si chiama Manhã de Carnaval. È una delle opere più conosciute in tutto il mondo e questo è il mio arrangiamento per chitarra classica. The first piece that I play for you, the name is in translation from the Portuguese is Carnival Morning. It's the most famous piece and known in all the parts of the world.
Ragazzi, uno dei primi pezzi che ho scoperto di Segovia, che poi c'era anche Alirio Diaz, Bach, eccetera, questo è un brano, credo uno dei più conosciuti al mondo, e lui l'ha, come dire, ha superato, perché credo che sia uno scoppio. Grazie, grazie, troppo gentile, Beppe, No, troppo gentile. vuoi dire qualcosa? Io ti provoco, vuoi dire qualcosa di più di questo Recuerdo de Amar? Vuoi dire qualcosa di più? Nel tuo Dopo, studio, se... quando l'hai studiato, Qual... quando ti sei cimentato? Sì, questa è la prima volta che ho suonato, che ho studiato questo pezzo, avevo 15 anni, no? Infatti, allora vi racconto solo in pochissime parole. Francisco Tárrega, questo pezzo è dedicato a Joaquín Nin, che era un mecenata in Spagna. Francisco Tárrega, perché sappiamo tutti noi, fare l'arte è veramente molto difficile, no? E non solo in questo periodo, no? Ma anche in quel periodo, sì, stiamo parlando lì della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, Francisco Tárrega doveva lasciare la chitarra perché non riusciva più a sopravvivere. Allora, in uno dei suoi che lui aveva definito che sarebbe l'ultimo concerto della sua vita, questo Joaquín Nin, che era un grande mecenata, un uomo di molta ricchezza, ha detto: ora, da ora in poi, maestro Francisco Tárrega, lei deve occuparsi solo di suonare la chitarra, il resto ci penso io. Infatti, Tárrega ha scritto questo pezzo dedicato proprio a lui. In realtà, nella prima parte si sente molta tristezza, nella seconda parte, che è una tonalità maggiore, si può percepire proprio la gioia, che lui trasmette per il fatto di riuscire a continuare con la sua propria arte e a continuare a fare la musica che ha fatto. Ti posso chiedere se la puoi sintetizzare in inglese? Ok. Grazie. This piece is written by Francisco Tárrega. Of course, many, many years ago, Francisco Tárrega decided to stop his career because not having that time, that occasion, having cash or money, no, to survive. And this concert, the last concert, Tárrega have the great opportunity to know Mr. Joaquín Nin is the great man and rich man, and that Francisco Tárrega, maestro, from now I pay for you all your necessities, and you continues to play your magnificent guitar and your magnificent music. And in the next concert, Tárrega write this piece, play this piece in homage to Mr. Joaquin. In fact, in the first part of the piece, it's in A minor, is the have sadness. In the second part, is the A major and reflects the great hope that Tárrega feel in that moment. Grazie.